Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. E quindi facciamo anche il punto della situazione, vista anche la riunione d'aula che si è tenuta il 26 di gennaio. Però facciamo un passo indietro, perché quella è stata una settimana importante proprio per la nostra nazione, perché è stato eletto il presidente Mattarella. Questo è il primo argomento, perché ascolteremo proprio le parole di Mazzeo, come mai è stato votato Mattarella bis. E poi si parla dal Consiglio di aree interne con una proposta di risoluzione, più interventi per il patrimonio edilizio. E torneremo anche a parlare invece della settimana della memoria con Campioni nella memoria, una mostra estremamente affascinante. Quindi allora partiamo subito con l'ascolto di un video messaggio di Antonio Mazzeo, perché il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta Eugenio Zani e il portavoce dell'opposizione Marco Landi sono stati grandi elettori della Toscana che hanno partecipato all'elezione del Presidente della Repubblica. I grandi elettori, come da tradizione, sono in rappresentanza sia dei gruppi di maggioranza, due in questo caso, sia dell'opposizione, uno. Mazzeo, come detto, presidente del Consiglio regionale della Toscana, in un breve videomessaggio spiega proprio da Roma, davanti a Montecitorio, in sintesi quella che è stata la scelta dell'ottavo scrutinio, all'ottavo scrutinio di scegliere proprio Mattarella. Lo ricordiamo, con 759 voti e un lunghissimo applauso al raggiungimento del 505esima preferenza necessaria per raggiungere il quorum. Sono davvero emozionato nel poter votare Sergio Mattarella, un grande presidente della Repubblica, un faro per le cittadine e i cittadini italiani, un grande garante della Costituzione che sono certo continuerà ad essere per tutti noi un punto di riferimento. Il presidente Mattarella va ringraziato per la sua generosità, non era scontato in questo momento. Credo che con la riconferma di Mattarella si garantisca a questo paese la stabilità che serve in un momento molto complesso dal punto di vista pandemico, ma anche della necessità, insieme al governo Draghi che esce rafforzato grazie al grande lavoro, diciamolo, del Partito Democratico, del segretario Enrico Letta, che con serietà ha guidato questo passaggio, portando a casa un risultato non semplice, e credo che ognuno di noi oggi debba nuovamente ringraziare il presidente Mattarella e augurare davvero buon lavoro per i prossimi anni. E dopo Antonio Mazzeo entriamo proprio all'interno del Consiglio regionale della Toscana. L'Assemblea legislativa ha approvato una proposta di risoluzione che impegna la Giunta regionale a proseguire nelle iniziative che sono volte al sostegno delle aree interne e periferiche della Regione Toscana, attivandosi peraltro nei confronti del Governo affinché siano destinati a questi territori ulteriori e specifici investimenti per potenziare quella che è l'offerta dei servizi alla popolazione, per riqualificare rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio pubblico-privato e per arginare quello che è l'abbandono del territorio. Ascoltiamo. Sì, noi abbiamo adesso una fase molto importante, si parla del PNRR, ma in realtà c'è una programmazione ordinaria che l'Unione Europea sta trattando con le regioni, e così come ci sono anche altri elementi di programmazione dei prossimi anni. Noi abbiamo nelle aree interne, cioè zone dove bonus 110, bonus facciate non attaccano perché non c'è attrattività, c'è un patrimonio edilizio, in particolare quello privato, in parte quello pubblico, ma soprattutto quello privato, che si deteriora, perde di valore, e ci sono problemi di abbandono ormai non solo nelle aree montane, ma in quelle collinari. Probabilmente gli strumenti che abbiamo messo in campo a livello nazionale finora sono buoni dal punto di vista del recupero del patrimonio edilizio esistente, ma non sfondano rispetto al tema dell'abbandono del patrimonio, soprattutto privato, in queste aree. E quindi noi dobbiamo, rispetto a questo, nei nostri strumenti di programmazione e anche a livello nazionale, mettere in campo una proposta mirata su questo aspetto, perché questo diventerà, anche questo purtroppo, un problema sempre più serio per le amministrazioni comunali, e poi soprattutto parte, va via non solo un immobile quando si deteriora, ma l'identità di un paese e poi alla fine dei nostri centri abitati e della nostra cultura e della nostra storia. La nostra proposta di risoluzione chiede semplicemente di porre al centro di questo mandato
l'attenzione sulle aree interne, però dal punto di vista fattuale, quindi non soltanto attraverso la narrativa che ascoltiamo in aula, ma attraverso la possibilità di impostare risorse maggiori con interventi mirati, con attenzione, a quelle che sono le molteplici difficoltà che esistono nelle aree interne, tra cui quella del recupero e la funzionalizzazione del patrimonio edilizio. Pensare che su 3 anni, come da documento del DEF, siano destinati soltanto l'1,7% delle risorse ci ha preoccupato e ci ha spinto sostanzialmente a lavorare nella direzione di questa proposta di risoluzione, perché per noi il problema delle aree interne è centrale, non è un problema che sta fermo, ma è su un piano inclinato dove ogni giorno sostanzialmente c'è un'erosione sotto il profilo dei servizi al cittadino, quei servizi che sarebbero essenziali a una comunità per svilupparsi. E quindi la nostra attenzione voleva rimarcare questo aspetto, chiaramente in una chiave costruttiva, cosa che ha portato, di concerto con le altre forze politiche all'interno della Commissione e del Consiglio regionale, ad un'approvazione unanime del nostro testo. Stesso discorso vale per il nostro appoggio alla proposta di soluzione sul taglio, semplicemente perché non è possibile immaginarsi ancora nel 2022 che una problematica legata a una cattiva manutenzione delle aree boschive, soprattutto in relazione a quello che è il passaggio attraverso le aree boschive, spesso e volentieri, di tutto quello che è, diciamo, la competenza delle linee elettriche, metta poi nelle condizioni intere comunità di essere private addirittura dell'energia elettrica per giorni o per settimane. Quindi c'è da porre al centro della questione l'area interna anche sotto questo profilo, ma facendolo attraverso l'investimento che noi chiediamo che la Regione Toscana faccia e nei confronti del governo, ma faccia anche con le proprie casse. Questa proposta di risoluzione è stata ovviamente votata all'unanimità in commissione, è partita da 2 commissari, Fantozzi e Puppa, è stata poi sviluppata. Sinceramente si pensa, come commissione aree interne, per favorire, diciamo, il rimanere delle persone nelle aree interne e montane e addirittura anche per attrarne di nuove, che si possa partire dalla ristrutturazione anche di abitazioni, perché la maggior parte delle abitazioni sono anche da ristrutturare e sono di proprietà di persone magari anziane. Quindi se si favorisce questa ristrutturazione si può favorire, diciamo, la rinascita di alcuni paesi. Per quanto possano apparire comprensibili e giustificabili le intenzioni, non mi fido di questi atti che aumentano le possibilità di tagliare in modo un po' così indiscriminato, senza tante regole. Quindi ho votato contrario perché non mi sento tutelata da questi atti di questo tipo. Tra l'altro vi anticipo che sto ultimando una proposta di legge proprio per rivedere e modificare la legge forestale regionale della Toscana, e quindi in attesa di questo, che avverrà entro la prossima settimana, io ho votato contrario a nome del Movimento 5 Stelle. Parliamo ancora delle iniziative che riguardano la settimana della memoria, collegate alla giornata della memoria. C'è anche una mostra molto interessante che ha riscosso molto successo, Campioni nella memoria, mostra fotografica unica nel suo genere in Italia, che racconta le tantissime storie di atleti strappati dalla loro vita quotidiana e deportati nei campi di concentramento. È un evento che il Consiglio regionale ha voluto dedicare proprio alle celebrazioni del giorno della memoria. Questa mostra è stata presentata la prima volta nel 2013, ospitata nelle aule dell'Istituto Comprensivo Statale Spinelli di Scandicci, peraltro poi ha girato davvero in punti cruciali di tutta Italia. La mostra, lo ricordiamo, è stata allestita nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi nel Palazzo del Pegaso in Via dei Pucci 16 a Firenze. Una grande commozione di essere nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, perché oltre che essere un grande Presidente della Repubblica, è stato colui, con i suoi viaggi a Cefalonia e da Presidente, e prima ancora, l'8 settembre del 43, è stato resistente all'esercito nazifascista e quindi è uno dei nostri, diciamo. E questa mostra, appunto, dopo che è nata a Scandicci
in una scuola e con il patrocinio del comune di Scandicci, di cui le parlerà la collega Barbara Trevisan, noi come veterani dello sport ci siamo assunti, d'intesa con chi ho detto, il compito di portarla per l'Italia, e quindi è stata in comuni anche particolarmente tristi nella storia della resistenza antifascista, quali Borgo San Dalmazzo, Marzabotto, Re di Puglia stessa, e quindi noi facciamo questa attività a disposizione delle istituzioni, dei circoli culturali, delle scuole che ci chiedono la mostra. Questa mostra racconta la storia di atleti, maggior numero perché di donne ce n'è solamente c'è solamente la squadra di ginnastica artistica olandese, di atleti che hanno visto compromessa la loro carriera sportiva, ma quasi tutti la loro vita, dalla tirannia nazifascista. Ed è una mostra, nasce una decina di anni fa, è un modo diverso di affrontare il tema della Shoah per coinvolgere maggiormente i ragazzi che sono i nostri maggiori fruitori di questo evento. L'atleta che più mi coinvolge è un pugile di origine sinti ed è stato colui che ha anche aperto questa mostra, perché inizialmente mi ero proiettata verso atleti di religione ebraica. Poi in uno dei miei primi viaggi a Dachau, proprio con i ragazzi delle scuole, ho incontrato quella che è una delle guide storiche di Dachau, una mia carissima amica, che mi ha raccontato la storia di questo pugile sinti, Johnny Jacob Bamberger. Ecco, e dopo aver ascoltato la sua storia ho deciso che la mostra doveva aprirsi non soltanto agli atleti di religione ebraica, ma ai deportati politici, ai sinti, ai rom. Ecco, quindi questa è la storia di questo pugile che è sopravvissuto a Dachau, pagando però un prezzo carissimo da un punto di vista psichico e anche della salute. Ecco. Sì, una mostra importante che dimostra quanto lo sport possa essere veicolo di pace, nello stesso tempo di testimonianza di quella che è stata forse la tragedia in assoluto più grande dell'umanità, e credo che lo sport oggi debba dimostrare ancora una volta con la propria eleganza, con il proprio stile, quello che è stato, per non dimenticare. Ovviamente molte volte non si dimenticano le geste degli atleti, è corretto non dimenticare la loro deportazione, il loro sacrificio, che al pari di tantissime altre persone ovviamente li ha visti soffrire e morire in gran parte dei casi dentro questa tragedia. È evidente che lo sport è un veicolo straordinario, lo vediamo in questo anno quanto sia stato importante lo sport, gli atleti, i successi, quanto i giovani si avvicinano anche alla conoscenza di quelle che sono le gesta degli sportivi, e quindi la testimonianza degli sportivi è un grande volano soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Ognuna di queste storie abbia un valore, ogni persona che ha vissuto la deportazione abbia il merito di essere ricordata. Credo che questo sia un elemento importante di questa mostra, quindi la nostra presenza, il nostro sostegno, la volontà di ospitarlo in Consiglio regionale dimostra quanto il Consiglio regionale sia vicino a queste storie e soprattutto voglia, soprattutto nella settimana della giornata della memoria, appunto, ricordare ciascuno di loro. A me mi ha colpito una di quelle più conosciute, perché è quella di colui che ha dato il nome allo stadio di Empoli, a pochi chilometri da qua, Carlo Castellani, che lo vidi quando andai ormai qualche tempo fa nel viaggio della memoria insieme all'ANED, organizzato da Comune, Città Metropolitana, ai tempi forse era ancora provincia, a Gusen, proprio vicino a Mauthausen, e lì c'è evidentemente il segno del passaggio di questo ragazzo, perché poi di questo si trattava, faceva il calciatore, ma di fatto era un ragazzo che fu deportato e trovò evidentemente il destino più tragico proprio lì, a Gusen, che era, diciamo, il campo, di, cioè non il campo, il macchinario che termina a servizio
di Mauthausen. Quindi, però sono tante le storie. Io credo che il punto vero di questa mostra, di questo lavoro di ricerca che sta alla base della mostra, sia quella proprio di dare un volto ai numeri, no? Perché tante volte la dimensione della tragedia ovviamente la danno i numeri, ma l'essenza della tragedia la danno la storia delle persone che l'hanno vissuta. E qui noi si dà nomi e volti a persone che hanno trovato appunto nei campi in Austria, in Germania, nell'est Europa, qualcuno purtroppo anche in Italia, perché un campo l'abbiamo avuto anche in Italia, a Trieste, la morte. E credo che sia un modo anche per raccontare la tragedia della Shoah da una prospettiva diversa, anche soprattutto con l'idea di arrivare ai ragazzi e alle ragazze di oggi. Parlare di questo attraverso lo sport è un modo appunto per avvicinarsi, ecco, perché con lo sport si rompono tante barriere proprio per la natura stessa di quello che è un linguaggio universale capace di arrivare a tutti. E con la mostra Campioni nella memoria si conclude anche il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo, per tutte le informazioni e gli aggiornamenti, c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento fra 7 giorni, quando saremo ancora assieme qua, Dentro il Consiglio.